ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare con la decklist dell'Evilswurm che vedete qui, vorrei porvi le mie scuse perché... Primo, perché sono stato un po' inattivo sul canale, o meglio, ero su YouTube, ero lì a controllare, però non ho pubblicato video. Ma purtroppo, nelle vacanze, mancanza di tempo e roba varia. È un po' di tempo anche per me, quindi... Poi, seconda cosa, scusate se non ho fatto direttamente su YouTube un video di auguri per Natale e Capodanno, ma a Capodanno sono stato male e Natale, tempo, 0000. Poi, piccole premesse prima di cominciare con la decklist dell'Evilswurm. Allora, primo, mi manca la Soul Charge, quindi mi sono dovuto arrangiare. Cioè, detto in generale, mi mancano alcune carte, quindi ho dovuto fare con le carte che avevo. Quindi ora vi chiedete, perché non l'hai fatto su Dueling Network? Perché c'ho visto Ophion così secret e figo, ho detto, cazzo, lo faccio vedere, non posso non farlo in real. E poi non ho mai giocato a Evilswurm, quindi se sparo qualche nabbata non mi uccidete, anzi, correggetemi. E niente, poi l'extra lo vedete qui, non lo farò vedere perché non è completo. Infatti, se vedete qui, vedete Ophion, 3 Ophion, 2 Bahamut e poi vabbè, questi due che sono fighi. E quindi vi dirò cosa giocare, quindi questi, 2 Ophion magari, e 2 Abyss Dweller e poi che cazzo volete, basta che giocate 2 Abyss Dweller. Ok, vabbè, questa era l'extra. E passiamo al main deck. Rescue Rabbit, 3 di questi gialloni, 3 Catastor, vabbè, 3 Catastor, pure 3 Castor, 3 Kelikeion, se si chiamano così, poi 3 Mandragore, queste sono molto buone con questo meta, dato che Clifford evoca, anche se è meglio che non lo faccia, però niente. 3 Thunderbird, il video sta uscendo un po' a cazzo, un po' a Birt. Poi 2 Maxi, come in 3 sono veramente ottime. Poi non mi sparate, ma lo vedevo figo, mi piace l'artwork, ho voluto mettere lui ma è facilmente sostituibile, è solo figo l'artwork e l'effetto ovviamente è devastante, però io l'ho voluto mettere perché è figo, dai, per piacere non sparatemi dopo sta cazzata, vi prego. Poi per le magie abbiamo doppia Pandemic, triplo Rota, poi ascoltate bene qui, triplo Typhoon e mono Fissure. Allora, dato che una di queste dovrebbe sostituire la Soul Charge, dite che è meglio una Fissure e 2 Typhoon e la Soul Charge o triplo Typhoon e la Soul Charge, cioè ditemi voi. Ora vabbè, non ho la Soul Charge quindi gioco così, però vedete voi come vedete meglio la cosa. Poi Book of Moon, monocalice perché ce n'ho uno eppure ultra lol, e un Allure Ultra, wow, il mio compagno di team ha prestato carta tutto. Poi doppia Prison, cazzone super, ma me ne accorgo, 2 Breakthrough Skill, un'infestazione, Warning, Compulsory, Bottomless e Macrocosmo. Penso di non aver dimenticato nulla, però vabbè, questa era la decklist del mio shit Evilswurm, che io non ho mai giocato a Evilswurm, ma che cazzo c'entra, non è una scusa. E vabbè ragazzi, qui nei commenti scrivete dei consigli, in questi giorni pubblicherò senz'altro altri video, e niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage di Facebook, il cui link è qui in descrizione, e niente, arrivederci al prossimo video.